Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'Ishin Nano Plus, VTX analogica ideale per droni FPV. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videotrasmittente, un'antenna lineare, una prolunga SMA MMCX, un cavo per il collegamento, un manuale ed un set di adesivi. La prolunga ha il connettore MMCX a 90 gradi ed è lunga 10 cm, mentre l'antenna lineare è lunga un totale di 9 cm. Il cavetto per i collegamenti è di tipo JST-SH 1 mm da 6 pin. Il manuale di istruzioni riporta sia come collegare la VTX sia le specifiche, andiamo subito a vederle. I canali a disposizione sono 48, divisi nelle bande A, B, E, Fatshark, Race Band e Low Band. La potenza si può regolare scegliendo tra 25, 200, 400 e 800 mW. Abbiamo il Pit Mode per fare tutte le regolazioni della VTX senza creare interferenze ai piloti vicino a noi. La tensione in ingresso può essere compresa tra 6 e 36 V, quindi possiamo collegarla in linea diretta fino all'IPO da 6 celle. La VTX dispone di un back integrato da 5V a 1A che possiamo usare all'occorrenza per alimentare una videocamera FPV. Abbiamo anche la telemetria Tramp per fare tutte le regolazioni della VTX tramite USB di Betaflight. In alternativa possiamo regolare banda, potenza e canale direttamente dai tastini integrati nella VTX. Sebbene la videotrasmittente si chiami Nano Plus, il suo formato è fuori per essere messa sopra uno stack 30x30, quindi non è proprio piccolissima. A tal proposito lo spessore è di soli 5 mm e sul fondo non sono presenti componenti rilievo, quindi spazio permettendo possiamo metterla tranquillamente sopra ESC e Flight Controller. Come abbiamo già detto il connettore per l'antenna è di tipo MMCX ed è posto nel lato corto della videotrasmittente. Sul lato opposto abbiamo il connettore per i collegamenti. Un aspetto positivo è che i pad sono riportati anche sulla scheda. In questo modo possiamo saldare direttamente i fili se per un qualsiasi motivo non possiamo più usare il connettore. Qui abbiamo un microfono per sentire l'audio dei motori in cuffia o nel DVR. Il peso della videotrasmittente è di 7,8 grammi. Per quanto riguarda i collegamenti possiamo seguire questo schema. Colleghiamo il cavo VID della VTX al VOUT del Flight Controller, poi terra e alimentazione nei rispettivi terra e alimentazione. Per quanto riguarda la telemetria Tramp, nella VTX è il cavetto bianco che fa capo al pad RX. Questo va collegato su un TX libero del Flight Controller. Nell'eventualità che vogliate collegare la videocamera FPV alla VTX, unite i fili 5V con 5V e terra con terra. Il cavo video invece va saldato direttamente nel Flight Controller nel pad VIN. Come vedete ho già fatto tutti i collegamenti e posso passare a Betaflight per la configurazione. La prima cosa da fare è andare in Ports e selezionare VTX IRC Tramp. Io ho collegato il cavo sul TX3, quindi userò la Ward 3. Ora bisogna caricare la VTX Table, la troviamo in questo sito insieme a tante altre, vi lascio il link in descrizione. Clicco qui per scaricarla. Ora apro il documento di testo e copio tutto il contenuto. Ritorno su Betaflight nel tab CLI, quindi incollo e premo Enter. Ok, come vedete la VTX Table è caricata, possiamo uscire. Adesso è venuto il momento di testare questa Nano Plus con l'RF Power Meter, in modo da verificare le potenze in uscita. Terrò la VTX accesa per 3 minuti e la raffredderò con questa ventola, così da simulare il comportamento in volo. Ed eccoci arrivati i risultati dei test, a sinistra abbiamo la potenza dichiarata e a destra la potenza rilevata. Partendo dalla potenza massima, gli 800 mW dichiarati corrispondono a quelli rilevati, con un leggero scarto verso l'alto. Anche i 400 e 200 mW sono piuttosto vicini a quelli dichiarati, questa volta con un leggero scarto verso il basso. Per quanto riguarda la potenza minima, 25 mW, anche qui possiamo dire che ci siamo.
In conclusione posso dire di essere rimasto soddisfatto da questa VTX, in quanto ha tutto quello che serve e non manca nulla. Le potenze dichiarate poi coincidono con quelle rilevate, quindi è promossa anche da questo punto di vista. Ultima considerazione il prezzo, che si aggira intorno ai 30€ con il coupon che vi lascio in descrizione. Questo colloca la VTX in una fascia di prezzo media, andando ad avvicinarsi ad esempio alla Rush Tank 2, che è una VTX molto apprezzata in questa fascia di prezzo. A mio parere però questa Isshin ha tutte le carte in regola per competere con la Rush, diventando una buona alternativa nel caso non la troviate disponibile. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Isshin Nano Plus. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.